www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Da che cosa nasce la questione della nave affonda? Quale sarebbe la nave intanto? Ma noi abbiamo detto dove ti barcameni? La nave viene sotto l'ala del sindaco tecnico, però. Dice, ma noi non riusciamo a comprare che cosa? Il mezzo, perché c'è un problema di liquidità, è un problema che piglia. Allora, i giornali, io mi auguro che leggano tutti, di 380 comuni siciliani, 300 sono falliti. E noi ci troviamo fra i falliti e quelli che probabilmente falliranno. Se siamo riusciti a sostenere e a arrivare a questo punto è perché siamo stati bravi. E io lo dico tutto, la mia amministrazione è una di quelle amministrazioni che partendo da zero riesce a stare a galla, a galleggiare, però è difficile governare quando non ci sono soldi. È lì che bisogna dimostrare. Sì, detto, siamo riusciti a pagare gli stipendi. Sì, per un problema di liquidità. E abbiamo se tutta la questione si gioca sulle buche, se nasce un problema a buca e musso medio, dovrebbero sapere i mussomolesi che noi siamo andati a tappare qualche buco con la panda. Perché il mezzo commerciale, pur avendo deliberato, avendo copertura, non siamo riusciti a comprarlo perché vogliono i soldi cash, se no non te lo danno. E allora il quotidiano, la gente dovrebbe capire queste cose, dovrebbe ascoltare con attenzione. Ho visto di parlare a Muzzo che ci sono le buche in mia Peppe Sol. Quindi noi siamo andati. La mancanza di liquidità perché non ci sono stati trasferimenti? La mancanza di liquidità anche per i ritardi, non solo della mancanza, ma per i ritardi dei trasferimenti, perché abbiamo delle priorità da rispettare, perché fare una buca in via delle Peppe Sol, cioè pagare lo stipendio a uno che deve cambiare la famiglia con 1200 euro, io preferisco pagare lo stipendio e non fare la buca. Il mezzo che non riusciamo a comprare è perché il commerciante vuole il mezzo. Noi non abbiamo più mezzo, siamo stati costretti a comprarne due. L'autovettura, che pure è stata di protezione civile, non la compriamo perché non la riteniamo immediatamente utile farlo. Però voglio dire, nella scala delle priorità, se qualche mussolinese si gode la buca per un mese, non è che muore, non è un fatto di vita o di morte. Il poter comprare un altro mezzo utile ai lavori che dobbiamo andare a fare è un problema essenziale. E i nostri operai sono andati con la panda e con la cartarella. E quindi dico, tutte queste lamentele dovrebbero avere un poco di ritegno e capire quali sono le condizioni dei comuni e qual è, che significa avere un sindaco governare in queste condizioni. Sindaco, ai cittadini interessano servizi efficienti al di là dei problemi. L'efficienza la garantisci quando hai le strutture, hai i mezzi e hai la disponibilità finanziaria, se no te devi andare a fare tu a mano. Il sindaco è disposto a tappare la buca. Perché non ha. Non è colpa del cittadino, se il cittadino si lamenta perché c'è una buca. Ma il cittadino si lamenta, io dico che il cittadino ha ragione a lamentarsi, ma è bene, forse c'è stato un difetto. Il cittadino deve sapere che non è che siamo contenti a farla camminare con lo e chi glielo deve dire al cittadino se non vuole? Ora lo sto dicendo, perché anche in questo dico, il cittadino non è che bisogna andarsi a giustificare continuamente, c'è un fatto anche fiduciario. Giustificare, sì, no, comunicare è una cosa diversa. La rendere votti, i cittadini la comunicazione è una cosa diversa. Ma dico, noi leggiamo questi giornali, li leggiamo sui giornali che sono 380 comuni al fallimento in Sicilia, sì o no? Siamo coscienti che noi in Sicilia stiamo sprofondando, sì o no? Io aggiungerei, quello che volete è un bilancio anche falso. Perché si tratta di bilancio. Noi bilanci falsi non ne facciamo. Io mi arrogo e lo dico bello apertamente di essere stato uno che il bilancio invece l'ha pulito. E cose false nel mio bilancio, non c'è nessuno.
Ma no! Perché si tratta di noi, di aspettative che poi magari non si concretizzeranno. Ma dico anche, noi dal 2010 abbiamo assegnato alla regione, la regione è stata imballata, ha un anno che siamo in elezione, passaggi contro passaggi, avvicendamenti. Io sarò costretto a fare un decreto, un ricorso al TAR contro il mio istituto, quello che mi paga per campare. Perché evidentemente i ritardi, la non corretta gestione dei bandi ha comportato per i comuni delle mancate aspettative. Qual è il tuo successo? Quello dell'efficientamento energetico, 2 milioni di euro. No, quando tu parli del tuo istituto. IFES, che ha fatto l'istruttore. Evidentemente però non ha colpa IFES, la colpa a mio avviso ce l'ha la regione. Per cui siamo in attesa dello scorrimento per le piazze e questo non avviene, siamo in attesa della graduatoria dello stadio e ancora non avviene, siamo in attesa del bando energetico per la filiera e non avviene. Insomma, questa regione funziona o non funziona? Non dobbiamo non funzionare e allora questo si riverbera tutto sui comuni. Quindi da un lato sono dei ingegneri, ci sono i tagli, sei costretto ad aumentare le tasse. E gli investimenti non ti vengono finanziati, insomma, questi comuni che hanno a fare? Che cosa devono fare i sindaci? Allora, che sia chiaro, l'informazione bisogna darla tutta, non bisogna vedere solo la buca, la lamentela sulla buca, bisogna anche vedere perché c'è la buca e perché un comune come il nostro non è in grado di dare le risposte ai cittadini, non per incapacità, non me ne vogliate, ma per impossibilità di poter avere sufficiente sostanza per prendere il discorso. Allora, o si capisce questo, oppure che vengono i bravi a governare quando è difficile, governare senza soldi. Sì, da con me ce l'ho. Io ce l'ho con me stesso, per il fatto che probabilmente non ho dato l'informazione tutta, perché siccome io arrivo la mattina e lavoro serenamente, non ho il problema di andare appresso alla notizia. Ho necessità di lavorare con i giornalisti, guardi, non c'è un problema di ce l'ha o non ce l'ha, c'è un problema di constatazione. Se noi ci troviamo in questo stato in Italia è perché purtroppo ora siamo imbrigliati in una situazione politica che ha che condiziona l'economia. Ora, con chi ce l'ho? Se non si governa oggi in Italia, con chi ce l'ho? Con gli elettori che non hanno capito niente. Con chi ce l'ho? Con gli elettori che hanno votato in un certo maniera? Non lo so, io ce l'ho col fatto che noi in Italia siamo criticati e tutto il mondo è allarmato da questa situazione. Con chi ce la devo avere? Ce la devo avere con chi evidentemente questo stato lo ha determinato. Ciao a tutti. Ciao. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.